Abbiamo ascoltato questo bellissimo brano del capitolo dodicesimo della lettera ai Romani di San Paolo, proprio il capitolo che segna l'inizio della parte parenetica, esortativa di questa lettera, che inizia veramente alla grande. I primi due versetti sono davvero un piccolo capolavoro di esortazione alla santità. Li rivediamo insieme, li leggiamo con qualche riferimento anche al testo originale, è davvero edificante, li comprendiamo perché questi primi due versetti che danno anche il titolo a questa meditazione, non conformatevi a questo mondo, sono davvero importanti, da cui poi scorre quasi come una conseguenza tutto quello che viene dopo. Vi esorto per la misericordia di Dio ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Ancora non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Allora, offrire i nostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il nostro culto, attenzione, logiken in greco, è tradotto come spirituale, ma bisognerebbe tradurlo, è il culto delle persone intelligenti che capiscono qual è, che cosa gradisce il Signore da noi. Perché dopo aggiunge, non conformatevi alla volontà di questo mondo per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Che cos'è gradito anzitutto al Signore? Che cos'è gradito? Il termine gradito è in greco, è lo stesso. Vi esorto, come sapete, diventa santo e gradito a Dio, e uguale sono, discendere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. A Lui gradito è la stessa cosa, la stessa parola. Che cosa è gradito a Dio? Gradito, c'è una preghiera eucaristica, la preghiera eucaristica terza del nuovo Missale, che a un certo punto, se la ricorderete, Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, ricordate, no? Perché possiamo ottenere il regno promesso insieme ai tuoi eletti. E qual è il sacrificio gradito a Dio? Cosa dice Santo? Il nostro corpo, come sacrificio vivente, Egli faccia di noi un sacrificio vivente a te gradito, no? Queste parole di San Paolo sono state fatte proprio dalla liturgia della Chiesa. Santo, e questo è il nostro culto da persone intelligenti. C'è un salmo nell'Antico Testamento bellissimo che la lettera agli Ebrei mette in bocca a Gesù, che dice: tu non hai gradito né sacrifici né offerte. Si riferisce ai sacrifici e alle offerte dell'Antico Testamento. Un corpo invece mi hai dato, no? E allora io ho detto: con questo corpo ecco che io vengo per fare la tua volontà. Quando facciamo la comunione, che cosa riceviamo? Il corpo di Cristo. Che cos'è il corpo di Cristo? Cos'è il corpo di nostro Signore Gesù Cristo? Il corpo, dice San Paolo, è la nostra abitazione sulla terra, cioè è ciò in cui vive l'anima, è ciò attraverso cui si esprime l'anima. Quindi cosa vuole da Dio come culto a Lui gradito? Vuole forse preghiere esteriori, vuole forse offerte di capretti o di agnellini come nell'Antico Testamento, vuole che andiamo a timbrare qualche cartellino, cioè che partecipiamo a qualche rito con lo spirito di adempiere un mero dovere, magari gli facciamo anche un favore al nostro Signore, o a qualche processione. Attenzione, tutte queste cose sono tutte quante cose buone. Dio vuole il nostro corpo come ha voluto quello del Figlio. E vuole che il nostro corpo sia santo, anzitutto, la santità del corpo, quindi la purezza, l'integrità.
celeberrime, la santità del nostro corpo, la santità dei nostri occhi, la santità del nostro parlare, della nostra lingua, di quello che diciamo, di quello che guardiamo, quello che udiamo. E questo è un sacrificio vivente, perché Dio non è un Dio dei morti, Dio è un Dio dei vivi. Dio non vuole vittime sacrificali scannate. Dio vuole un uomo che lo ami, una donna che lo ami, un uomo che lo serve, una donna che lo serva. Questo è il culto delle persone intelligenti. La santa, il ricevere il corpo di Cristo, ecco perché quella preghiera eucaristica dice quella cosa, che serve? Che il nostro corpo diventi come quello che era il corpo di Cristo sulla terra. Che ci ha fatto con il corpo nostro Signore? Che ci facciamo con il corpo dalla mattina alla sera? Dove andiamo? D'accordo? Come impieghiamo le nostre energie? Che facciamo? È attraverso il corpo che noi impieghiamo anche il tempo. No? Dove andiamo? Come impieghiamo? Cioè, il corpo è la modalità umana dell'essere. Quindi capiamo, no? Noi offriremo un sacrificio vivente, santo, gradito a Dio quando, ecco, ciò che è buono, non è gradito, è perfetto. Quindi ci sono degli step, no? Capiamo anche qui, no? La volontà di Dio, voglio fare la volontà di Dio. E dove la trovo? Allora, anzitutto, la prima cosa, che il primo step della volontà di Dio è ciò che è buono, perché esiste il bene ed esiste il male. Il bene è bene, il male si chiama peccato. Se vuoi fare la volontà di Dio, il peccato volontario non lo puoi fare mai e per nessun motivo. Questo è il primo livello. Poi c'è il secondo step. Quello che a lui gradito è un po' più di quello che è buono. Cioè, quando una cosa ci crediamo se è gradita o non è gradita a Dio, non è che una cosa che non è gradita a Dio automaticamente è peccato, non è detto. Può darsi che una cosa a Dio non sia tanto gradita, ma di per sé non è peccato, quindi non è una cosa cattiva, ma è una cosa che a Dio piace di meno. Se fai un'altra cosa, Dio è contento di più. Ecco, questo è un secondo livello, un secondo step che volontariamente dobbiamo abbracciare. Poi c'è il terzo, la perfezione. Cosa ci ha detto Gesù nel Vangelo? Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. Allora, c'è il buono, il contrario del buono è il peccato. C'è una cosa che è gradita a Dio. Come è più contento nostro Signore? C'ho un'ora libera. Che cosa è più gradito a Dio che io faccia in quest'ora? Punto interrogativo. E che cosa è perfetto? Qual è il massimo? Qual è la cosa più gradita di tutti? No? Io faccio un esempio, ecco, vabbè, forse questo è meglio di no, che dopo mi coinvolge, no? Però quando noi sappiamo che ci viene detto che qualche cosa è proprio la cosa che al Signore la fa più contento di tutti, e noi lo veniamo ad apprendere con sufficiente certezza da una fonte autorevole, se una persona veramente ama il Signore, vuole fare perfettamente la sua volontà, quella cosa la farà e non tornerà mai indietro. Ma qualunque cosa succede, rimarrà irremovibile. Ecco, questa è la grande introduzione, perché se uno ha capito questo, ha capito tutto. Questo processo però richiede il rinnovamento nel pensiero della mente, letteralmente. In greco è la metamorfosi, il verbo. La metamorfosi, cioè proprio un cambiamento radicale nel modo di pensare, capite? Perché il modo di pensare non è timbro il cartellino e faccio una cosa per fare il favore al nostro Signore, no, io entro in un orizzonte che intendo fare un discernimento serio, quindi imparare anzitutto a distinguere il bene dal male, poi cercare quello che è più gradito al Signore e poi tendere alla perfezione con tutto me stesso. E se so che una cosa è sommamente gradita a Dio, quella cosa la farò. Senza deflettere e senza scoraggiare. Ecco, San Paolo poi fa una piccola esortazione inerente alla unità che si deve avere nella comunità cristiana, la complementarietà dei ruoli e delle funzioni, la differenza dei doni che però concorrono al bene degli uni e degli altri, no?
Questa sezione culmina nella affermazione: abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della profezia, chi ha un ministero, chi insegna, chi esorta, chi dona, chi presiede, chi fa opere di misericordia, eccetera. E poi l'ultimo exploit: detestate il male, attaccatevi al bene. Col male non si fa nessun compromesso. La detestazione è proprio il sentimento di odio estremo, disprezzo assoluto nei confronti del male. Nei confronti del prossimo, no, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Quindi anche l'essere premurosi, affettuosi, gentili, garbati, è proprio un distintivo dei cristiani. E gareggiate nello stimarvi a vicenda. La stima reciproca, che consiste nella capacità di vedere le cose belle, i doni che il prossimo ha, che sono certamente diversi dai nostri, riconoscerli, apprezzarli e valorizzarli. Ecco, questa è soltanto la prima parte del capitolo 12. Ho affermato qui il testo e anche la meditazione, perché vedremo, se Dio vuole, la prossima settimana ancora quanto altro ha da dire San Paolo. La seconda parte, ogni versetto è suscettibile di dedicarvi un tempo di meditazione per ogni singolo versetto, ce ne sono altri 11 prima della fine del capitolo 12. Ecco, meditiamo soprattutto, ecco, sui primi due versetti che abbiamo approfondito, e chiediamo al Signore di trasformarli in preghiera, con il tempo di silenzio che adesso ci apprestiamo a vivere.